l'audio, io lo faccio uscire, se ho dell'audio lo faccio uscire da lì. Ma dico un audio della mia cassa. Oh, ce l'abbiamo fatta. Mi sentite? Buonasera a tutti. Fatevi sentire, non vi sento. Un bello applauso per voi. Grazie di essere qua. È arrivato anche il ritardatario. Ciao Ale. E allora, grazie intanto, grazie per l'ospitalità da parte dell'università, sia qui che ovviamente anche nell'altra nostra location. Quindi, come avete visto, ci stiamo sdoppiando in tutte e due le location.
e quindi siamo molto contenti, insomma, che apprezziate i nostri incontri. Abbiamo avuto delle piccolissime difficoltà con la parte di video, ma perché per questa volta abbiamo un ospite speciale, Fabio Casolari, che ci sta aiutando con la parte di streaming, quindi quasi è più bello seguirselo da remoto questo evento stasera, perché lì c'è una cabina di regia con tutta una serie di sistemi che fanno invidia perfino, penso, a Rai 1 e a Canale 5, quindi fantastico. Infatti, però rimanete qua, al massimo seguitelo dal posto, mettete col telefono o col computer. Poi ovviamente lo dovrete riguardare almeno 3 volte, perché non si sa mai che, insomma. Comunque io volevo fare un annuncio. Io sono Marco e sono 12 ore che non parlo con ChatGPT, quindi non so se hai qualcosa anche. Io sono Andrea e ogni tanto provo cose a caso, ogni tanto funzionano. Ci sta, dai, anche lui. Io sono Sara e non provo a rompere Bard da qualche settimana. Te, Gabri? Io? Sì. Io sono Gabriele. Ciao. Ciao, Gabriele. Io non genero immagini sintetiche da 2 ore, ma non so se resisterò. Grande. Ciao, io sono Mattia e non leggo un paper. No, ce l'ho qua, guarda. Ce l'ho qua pronto e non aggiorno il feed di Twitter da 5 minuti. Bene, allora, bando alle ciance, che ore sono? Le 19.07, quindi siamo anche in ampio ritardo. Io ringrazio Matteo per questa sessione che farà sui dati sintetici, quindi questa gag, diciamo, improvvisata non è a caso, ma è per parlare un po' di questo tema che sta imperversando su feed di Twitter e di Mastodon e di LinkedIn da ormai più di un mese, quindi siamo molto contenti finalmente di parlare di dati sintetici con il nostro ospite speciale, che poi è uno di qui, è un local, quindi... con Matteo. Esatto, vive qua sopra, quindi è sceso dalla botola che c'è lì sotto. Vi lascio a Matteo, grazie. Ciao a tutti, forse un po' alto, mi sentite bene? Sì. Ok, allora, sono Matteo Fabbri, sono il CEO della startup del laboratorio di ImageLab GoatAI e sono anche un postdoc del laboratorio, appunto, ImageLab di Rita Cucchiara. E oggi vi parlerò, come dicevamo, dei dati sintetici e di tutto quello che gira attorno nel mio settore, che è quello che io chiamo Human Behavior Understanding, cioè apprendimento del comportamento umano dalle videocamere. Questo è il macro topic. 20 anni fa il laboratorio di ricerca, per il laboratorio di ricerca era challenging una situazione di questo tipo, cioè individuare e tracciare una singola persona in un frame. Oggi la situazione è molto diversa. Oggi la situazione è di questo tipo qua. Ai computer viene richiesto di localizzare, tracciare situazioni di questo tipo, dove le persone si occludono, escono dalla scena, rientrano, interagiscono con oggetti, e io in questo momento sto parlando nello specifico di multi-person detection e tracking, cioè non mi basta localizzare le persone nell'immagine, ma devo anche assegnargli un ID univoco che non varia durante tutto il percorso della persona finché non esce dalla scena. Questo tipo di, come sapete anche voi se siete qua, questo tipo di problema viene risolto ultimamente utilizzando le reti neurali. Le reti neurali, è banale dirlo, hanno bisogno di migliaia di dati, centinaia, milioni di dati. Più dati hai, meglio è. Dati significa, per noi, per la detection e tracking, significa questo. Cioè, ovviamente l'immagine non basta, mi serve l'annotazione. Annotare, nella maniera più banale di tutte, è disegnare un rettangolo attorno a queste persone. Durante il mio dottorato mi è stato richiesto di, dato che i dati non erano così sufficienti in quel periodo lì, mi è stato chiesto di annotare a mano dei dati.
E ovviamente non avevo per niente voglia di passare il mio dottorato ad annotare video di questo tipo, perché immaginate, questo è un fotogramma, è un'immagine. Un video di un'ora può contenere, considerate, 30 frame al secondo, fate i calcoli, quanti frame ci sono in un'ora, tutti da annotare in maniera densa, e immaginate, provate a immaginarvi di come sia possibile annotare le persone là in fondo. È impossibile, ok? Parlando solo di, tra l'altro, disegnare dei rettangoli banali attorno alle persone. Quindi, quello che ho pensato, ho detto, considerando che non volevo assolutamente perdere la mia vita dietro all'annotazione, ho cercato una soluzione. E la soluzione la trovate nei videogiochi. Videogiochi come questo. No, in realtà, scherzavo, come questo, Grand Theft Auto 5. Noi abbiamo usato GTA 5 per collezionare un dataset potenzialmente illimitato, senza bisogno di annotare a mano nessun tipo di immagine. Qua abbiamo Gianluca, che è stato il braccio destro in tutto, nella realizzazione di questo dataset. E perché un videogioco, quindi? Cioè, un videogioco, come dicevo, mi permette di avere dati annotati automaticamente. A me basterà accendere il videogioco, andare a dormire ed avere dati annotati in maniera automatica senza dover muovere un dito. Ovviamente non è stato facile, perché appunto è stato richiesto un injection di codice all'interno del motore di gioco, una cosa possibilmente in realtà non legale, non realmente legale, ma per fini di ricerca la Rockstar non si è arrabbiata tanto. Questo è... Quindi questo è il trailer del dataset che abbiamo fatto, e usando GTA, come potete vedere, abbiamo l'annotazione automatica dei giunti, ma non solo, in realtà per ogni giunta abbiamo la posizione tridimensionale nella scena. Abbiamo anche altre cose tipo le depth map e la segmentazione. Ovviamente oltre all'ID che mi serve per fare tracking, ok? E tutto questo assolutamente gratuito. Ed è questa in realtà la vera potenza dei dati sintetici. Come dicevo prima, i reti neurali hanno bisogno di infinite quantità di dati, i dati sintetici sono veramente la soluzione. E citando una startup DataGen israeliana che genera dati sintetici, la loro punchline è "Data is the new code". Quindi va bene i modelli, cioè, è importante dedicarsi sui modelli, ma il trend che si sta avendo è che sono i dati in realtà a dare il maggior contributo, perché si è ormai saturato un po', secondo, a mio parere, il landscape dei modelli, degli approcci, e quello che dove si può veramente agire, secondo me, è sui dati. Quindi i dati sintetici veramente a parer mio sono la soluzione per tanti problemi che abbiamo nel deep learning. E, vabbè, qualche immagine simpatica. Io quando sono andato, ero in California, sono andato a Los Angeles, e questa è esattamente la scena, cioè sopra c'è il videogioco GTA di Santa Monica, e sotto ci sono io con mia sorella nella stessa scena. Ovviamente, come vedete, il mondo reale e il mondo sintetico non sono sempre fedeli, nel senso c'è ancora molta discrepanza, ma questo lo vedremo come poi si risolvono queste problematiche. Anche questo è una famosa via di Los Angeles, sotto c'è quella originale e sotto però c'è quella del videogioco. Quindi va bene che si vede, almeno chi ha giocato a videogioco, chi sa giocare, cioè, chi è abituato a giocare riconosce la differenza, ma secondo me mia nonna si confonde. Quindi dicevo, bounding box, pose estimation 2D, pose estimation 3D, segmentazione, depth, optical flow,
Tutto questo, considerando il fatto semplicemente della difficoltà di doverli annotare a mano, ma in realtà nel mondo reale non è neanche possibile annotarli a mano, queste cose. Cioè, ok, se trovate dei pazzi, magari la segmentazione si trova, ma la pose estimation 3D, a meno che tu non faccia indossare degli oggetti, dei sensori wearable a tutte le persone che passano per piazza, te lo scordi. Quindi, non solo mi permette di abbassare i costi di annotazione, ma mi permette di avere dei dati che altrimenti tu non potresti mai avere. Anche una segmentazione di questo tipo, così precisa e così densa, a 30 frame al secondo, è una cosa impossibile da ottenere. E qua c'è anche altri esempi della varietà di questi dati. Cioè, GTA è veramente un videogioco pazzesco, molto vario, condizioni climatiche, luminosità. E questi sono alcuni dei 762, adesso negli spalti 64, sequenze che ci sono, quindi davvero tante. E anche i soggetti sono abbastanza vari. Come potete vedere, ci sono delle persone nude, dei pagliacci, dei preti, dei soldati, un astronauta anche. E tutto questo ovviamente è molto gradito quando si utilizzano dei dati sintetici, perché più vario è il dato, più la rete che usi per allenare, la rete che alleni, generalizza, ma poi lo vedremo. Quindi sì, ancora una volta qualcuno potrebbe confondersi sul capire quale di questi video è reale, quale di questi video è sintetico. Quindi l'idea, in realtà, quando abbiamo fatto tutto questo lavoro, è stato: se fregano i miei occhi, magari fregano anche quelli della rete neurale. Quindi abbiamo registrato più di 50, abbiamo annotato in maniera automatica un dataset contenente più di 55 milioni di persone, e quindi una quantità di dati, ordini di grandezza superiore a qualsiasi dato reale che sia disponibile online. Ma oltre ad avere dati gratuiti, diciamo, e oltre ad avere la possibilità di avere dati che potresti non avere nel mondo reale, hai anche la precisione assoluta delle tue annotazioni. L'annotazione manuale è prona ad errori e le persone si possono sbagliare, cosa che tra l'altro induce dei bias nella rete che usi per allenare. Invece in questo caso i dati sono precisi, al netto ovviamente di qualche bug che, come sappiamo bene, si riscontrano. Ad esempio, vi racconto questo: nel registrare questi dati qua, considerando che non si poteva debuggare, perché tu scrivi un codice in C++ che devi iniettare nell'engine del videogioco, e l'engine processa il tuo codice a ogni refresh del videogioco. Ogni refresh del videogioco cosa facevamo? Chiedevamo al motore di gioco: dammi tutti i polsi destri di tutte le persone che ci sono, dammi tutti i gomiti destri di tutte le persone che vedi, eccetera. E questo ovviamente va gestito, e ci è capitato di a volte vedere delle persone invisibili che camminavano. Quindi vai te a capire cosa è successo. Alla fine abbiamo scoperto che se facevi spawnare delle persone all'interno di zone chiuse del videogioco, tu dovevi ucciderle, resuscitarle, farli fare un'azione, tipo rispondere al telefono, e poi da lì potevi farle girare, destra e sinistra. Tu vai da A a B, tu vai da B a C, tu stai col telefono in mano. Quindi quello che facevamo in pratica era dividere la registrazione, in realtà l'effort manuale
nella creazione di questo dataset era semplicemente la creazione degli screenplay, cioè le regole per cui noi creavamo lo scenario, cioè creavamo uno scenario, ovvero la camera va messa in questa posizione, questa inclinazione, ci devono essere tot persone che vanno da A a B, a B a C, con questo clima, con questo orario, camera che si muove, camera fissa. Questo era l'effort manuale. Una volta fatto questo screenplay, definito questo screenplay, si faceva partire il gioco e poi tu potevi andare a letto e il dataset si registrava da solo. Quindi è uscito un paper molto, cioè, grazie a questa ricerca siamo riusciti a scrivere uno dei paper a mio avviso più importanti tra quelli che ho pubblicato io. Tra gli autori c'è anche Gianluca, in cui abbiamo fatto diversi esperimenti, perché ok, va bene, tu hai questo dataset, ma finché questo dataset non lo puoi usare nel mondo reale è abbastanza inutile. Cioè, se tu alleni una rete neurale e poi ti funziona solo su immagini di GTA, penso che sia veramente di poco uso. Quindi, adesso non vi sto ad annoiare con l'elenco degli esperimenti che sono stati fatti, ma ne abbiamo fatti veramente tanti, con diversi modelli, YOLO, Centernet, diversi task, RAID, Masker, CNN per la segmentazione, al fine di dimostrare empiricamente che si potevano usare questi dati. Si potevano usare e questi sono i risultati. Questa è una detection e sono predizioni ottenute con una rete neurale che non ha mai visto persone vere, ha solo visto persone del videogioco. Quindi possiamo dire che, se mi passate il termine, la rete neurale ha imparato come sono fatte le persone giocando a un videogioco. E questo secondo me è sensazionale, perché non c'è stata richiesta nessun tipo di annotazione manuale, che è la cosa più, secondo me, che rallenta poi la ricerca, secondo a mio parere. Quindi, sì, e senza neanche particolari tecniche di data augmentation, perché, come dicevo, essendo un dataset estremamente vario, come avete visto ci sono astronauti, preti, in realtà ci sono anche spogliarelliste che però ho dovuto togliere per motivi ovviamente sociali, etici. E, tra l'altro, se prendete l'ultima versione del dataset, ogni tanto vedrete passare delle persone super pixelate, e quelle persone erano probabilmente nude, perché in GTA c'è di tutto, ci sono dei barboni nudi, eunuchi, c'è veramente di tutto. Quindi, quando abbiamo scelto il pool di modelli da spawnare, avevo già deciso di togliere alcuni dei modelli un po' al limite, però qualcuno me ne è scappato. E quindi abbiamo dovuto anche censurare alcune immagini. Questo è un altro esempio del risultato, di questo, in questo caso non è solo detection ma è anche tracking, e questo dovrebbe essere Tractor, se non sbaglio. Anche questo allenato solo con dati sintetici, e il risultato è abbastanza robusto. Questo è quello che mi piace di più in realtà. Segmentazione, detection, segmentation e tracking, e anche in questo caso nessun tipo di dati reali, ma neanche fine-tunato, cioè from scratch, probabilmente, adesso non mi ricordo, ma probabilmente pre-training su ImageNet e poi usi GTA e questo è il risultato. E fin qua niente in realtà di sbalorditivo, perché cioè, c'è Coco da detection, abbiamo fatto vedere che rispetto a un training fatto su Coco, che è il dataset di riferimento per la people detection, se vogliamo,
trainando usando GTA invece, cioè trainando GTA rispetto a trainare con Coco, vai un po' meglio, ma non di così tanto. Questo ci è semplicemente servito per dire: guardate, sveglia, perché dati sintetici e gli esperimenti che abbiamo fatto, oltre alla detection, perché se io ho la posizione 3D delle persone, allora io posso monitorare la distanza che c'è tra esse. E allora, quasi per scherzo, a quel tempo non è che si scherzava molto, però quasi per scherzo abbiamo creato questo sistema, un prototipo, in grado di segnalare allarmi quando le persone creavano assembramenti. E questa è un'immagine del un video dell'URP di Modena, che gli è piaciuto talmente tanto che ha voluto installarlo a tutti i costi, anche al Policlinico, è stato installato dove anche l'anagrafe, e vabbè, in quel periodo si parlava solo di Covid, quindi ha fatto molto successo. Siamo finiti anche su Sky, su Repubblica, perché chiaramente si parlava solo di quello, si parlava in realtà troppo di quello, perché questo sistema, in particolare quello dell'URP, è stato anche assaltato dai Novax con dei bastoni proprio. Poi abbiamo ricevuto anche mail minatori in quel periodo, mi ricordo. E, sì, è stato un po'... Alle persone non piace essere riprese. Non piace per niente, si sono arrabbiate moltissimo. E questo ci è servito di lezione, in realtà. Ci è servito di lezione perché... da qua è nata la consapevolezza che la privacy delle persone è un tema molto molto sensibile, che poi riprenderò. Va bene, qua è un altro esempio. Questa è l'anagrafe, ad esempio, di Modena. Il sistema stava andando bene. Quindi dicevo, questo è stato un sistema che abbiamo fatto, era ancora dottorando, e l'abbiamo fatto quasi per gioco, ma ha avuto talmente tanto successo, è andato talmente bene, che questo ci ha dato la spinta per creare un'azienda, una startup. Ovviamente a quel tempo sottostimavo incredibilmente la difficoltà, perché ho detto: cavolo, il sistema l'abbiamo già fatto, cioè la parte difficile è già stata fatta, adesso inizia la parte più facile. In realtà mi sbagliavo di grosso. Quindi è nata la nostra startup. Adesso andrò un po' più veloce, ma cosa fa la nostra startup? Nata in Unimore, e i cui obiettivi principali, come dicevo, sono quello dello human behavior understanding. È molto generale come tema, però tutto quello che comprende l'apprendimento del comportamento umano tramite le telecamere. Questo è attualmente una delle cose su cui spingiamo maggiormente. E abbiamo fatto diversi progetti, tutti inerenti a questo tema. Ad esempio, un sistema per individuare i furti alle casse automatiche. Sono tutti progetti molto semplici questi, perché a differenza della ricerca, che siamo sempre portati, cioè, magari a cercare sempre quella cosa particolare, quella cosa nuova, battere lo stato dell'arte, spingerci fuori dai limiti, il mondo industriale è molto diverso. Cioè, quello che ho imparato è che se i confini della conoscenza umana sono qua, io per creare un prodotto devo fare 3-4 passi indietro da quel confine per avere una tecnologia matura da poter vendere, robusta. E questo l'ho imparato in questi anni. E quindi, in realtà, con tecnologie molto più semplici di quelle che qui siamo abituati a vedere in ricerca, si possono fare veramente dei prodotti e delle soluzioni utili, senza dover per forza usare l'ultimo transformer uscito l'altro ieri, anche perché quello snippet Python è semplicemente, forse dire una banalità, però per me non lo è,
non lo era, quello snippet, quel codice Python che fa il training anche, ok, training e forward, è semplicemente la punta dell'iceberg di quello che c'è dietro alla creazione di un prodotto e di un servizio, di qualcosa di vendibile. Quindi questi sono tutti esempi molto semplici, molto progetti facili, ad esempio monitoraggio del traffico, ok, con le classi di quante persone, questo è l'aeroporto di Bologna. Sembra una cavolata, però intanto noi siamo andati là, abbiamo messo la camera, abbiamo fatto l'interfaccia, questo deve far riflettere secondo me. E va bene, anche questo è un progetto europeo, abbiamo fatto monitoraggio, action recognition, ok, con la pose estimation, cioè abbiamo detection, tracking, pose estimation sulla base dei giunti, adesso magari si vede poco, ma facevamo classificazione della postura, c'è la persona caduta, c'è la persona in piedi, e molto semplice, semplicissimo. E poi sì, ancora, va bene, la nostra punta di diamante, Inter Omnes, che è ovviamente il sistema del monitoraggio degli assembramenti. Tra l'altro, questa cosa, va bene, ci puntavamo il giusto, sapevamo che in realtà un po' ci eravamo illusi che le epidemie, cioè non eravamo contenti di questo, però un possibile scenario in cui le epidemie sarebbero ciclicamente ritornate. era uno scenario papabile, però fortunatamente non ci serve più a niente questa roba. Però in realtà questo sistema, così com'è, esattamente così com'è, l'abbiamo rivenduto alla polizia di Treviso per il monitoraggio delle baby gang. Treviso ha questo problema qua enorme, veramente, cioè è una piaga piena di baby gang a Treviso, e niente, volevano un sistema che li avvertisse quando c'erano degli assembramenti. Poi chiaramente il sistema non è in grado di capire se sono baby o se sono adulti, però questo sistema prima monitorava gli assembramenti per il Covid, adesso lo monitora per le baby gang. Quindi, ricollegandoci a quello che ho detto prima sulla privacy delle persone, la nostra esperienza, la mia esperienza, l'esperienza del gruppo sullo human behavior understanding e le tematiche della privacy, come dicevo, è molto sensibile. Tra l'altro le persone qua di Tetra Pak lo sanno benissimo, perché siamo dovuti fuggire dall'Europa per fare i test sulla sperimentazione che stavamo facendo. Quindi Big Brother is watching you, questo è il feeling che vogliamo, è una missione che ci siamo che GoTAI ha, che è quella di togliere questa sensazione alle persone quando si trovano davanti a una telecamera, perché i sistemi di video analisi, intelligenza artificiale, computer vision stanno esplodendo, ma non sono strozzati, soprattutto in Europa, ma anche in California e anche altri stati stanno copiando il GDPR, ma è strozzata dalla privacy, che non deve essere visto come un problema, ma deve essere visto come una cosa da gestire. Quindi sistemi di AI che vanno alla grande, ma che non possono essere utilizzati a causa della privacy. Cioè, se tu hai un modello di pose estimation super incredibile che ti riconosce le azioni più disparate, tu quella camera non puoi mettere dove ti pare, assolutamente, non puoi mettere nei negozi, devi far firmare delle delivery, ed è veramente, molte aziende hanno deciso di bloccare i progetti con noi, col laboratorio, per colpa di queste problematiche. E quindi, come dicevo, una delle nostre missioni è proprio quella di risolvere questo problema, cioè
creare un qualcosa che ti svincoli da queste problematiche del privacy e apra questo mare blu di applicazioni in cui una telecamera intelligente può essere installata in tranquillità. E questo è quello che chiamiamo goat eye, cioè l'occhio della capra. Un sistema di video analisi, come vedete la nostra designer ha fatto, questo è proprio l'occhio, la pupilla di una capra rettangolare. È stato Fabio proporre questa cosa. E, no, l'idea è quella di quindi creare un sistema, che una camera che vede il mondo ma non vede te. Okay? Una camera che al posto di vedere te vede un fantoccio, uno scheletro, un umanoide. Adesso. Cioè, il concept è questo, cioè sembra banale, cioè tu dici, stai facendo pose estimation, però è, cioè, la missione che cambia, cioè, cosa vuoi andare a risolvere. Questo in realtà non è semplicemente una pose estimation, è una camera che cancella, adesso questo è un prototipo che non funzionerà mai su un dispositivo Edge, ma cioè sta girando, questo gira su una 3090, però vabbè, questo è il primo passo. Cosa fa questo sistema? Detection, video in painting con un transformer, non farci mancare nulla, e poi pose estimation è sopra, cioè sovraimpostata, appiccicata, come sopra il frame. E qual è la missione? Qual è l'obiettivo qua? L'obiettivo è creare un flusso video dove le persone sono state sostituite e rimpiazzate con dei modelli umanoidi, antropomorfi, in modo tale che sia possibile riconoscere cosa sta accadendo nella scena, sia possibile capire cosa fanno le persone senza riconoscerle. Ok? Oggi magari è uno scheletro, ma in futuro sarà una cosa tipo di questo tipo qua, cioè una persona tipo standard, immaginiamoci l'omino dei crash test, quindi dove siamo tutti omini dei crash test. Comunque l'idea fondamentale è questa, cioè una delle missioni è appunto trovare un sistema per poter erogare servizi di AI sulla persona in maniera privacy, preserving. E adesso non vi starò, mi sta per niente ad annoiare su con queste slide il motivo per cui siamo privacy, preserving, eccetera. E un'altra cosa importante in realtà da tener conto, lo so che è una palla, ma i 7 AI Act Requirements saranno sempre più importanti in futuro. Cioè, queste sono delle linee guida che la comunità europea ha messo per determinati tipi di AI che agiscono su dati sensibili, per cui devono rispettare determinate regole. Non vi sto ad annoiare su queste cose, ma tenetelo in considerazione perché in futuro sarà molto importante. Se volete aprire un'azienda, essere aware su queste cose in realtà vi darà un vantaggio competitivo non indifferente. Quindi tutto questo, va bene, queste sono diverse applicazioni, tutto questo per dire che ovviamente i dati sintetici, quelli che ho fatto durante la ricerca, non posso usarli per l'azienda perché sono protetti da copyright, non posso usare assolutamente GTA per allenare i miei metodi, però là fuori ci sono tante startup che fanno questo di mestiere, cioè generano dati sintetici e li vendono. E c'è un mio collega
questo qua che ha un'azienda di dati sintetici. Che in realtà questo è un dato sintetico, non è veramente una, un mio collega, è un dato sintetico venduto all'azienda. Ovviamente questo è il loro modello principale, ma adesso i modelli grafici sono in grado di fare questo e molto di più. Okay? Questo ha tutte le annotazioni possibili immaginabili, segmentazione, pose estimation, depth, ed è sostituibilissimo, immagino, credo, a un dato reale. E tra le tante cose, sì, collaboro anche con questa azienda, Sintric AI, che fa queste facce qua. Adesso queste facce sono meno belle di quelle che avete visto prima, ma ci stiamo provando a creare questi dati sintetici, perché ci crediamo veramente, cioè, il futuro, almeno parte del futuro, sarà fatto di dati sintetici. Queste slide sono le solite slide che metto alla fine, e me già lo conoscete. Se volete contattarmi, io ci sono anche per la cena, e io ho finito. Grazie. Allora, intanto grazie per la bellissima sessione, e penso che lo stiano chiedendo tutti, se ci rifai quei due passi di shuffle che hai fatto nel video. Quei due passi di shuffle. No, allora, prima di passare alle domande, una cosa importante: chi rimane a cena? Qualcuno conti? Saranno una trentina, dai. Vai, stai contando? Okay. Non alzate due mani, perché sennò lo confondete. Sì, infatti potremmo fare una partnership con GoldenEye e fare il conteggio automatico. Quanto è il responso? 30? Hai visto? 30, vabbè, più o meno ci sono andato vicino, però. 35, allora abbiamo per la signora notaio lì che deve chiamare la pizzeria. Ok, 35 è deliberato. Allora, domande per Matte. Chi ha domande? Non fate i timidi. Vabbè, la prima l'ho fatta io, però, insomma, altre domande? Vai, allora. È possibile generare dei dati sintetici per le piante? Ma c'è Tractor Simulator. No. Quindi, insomma, piante di qualsiasi tipo alberi, tipo erba, tipo... Ma sicuramente ci sono dei simulatori tipo... adesso cosa c'è? Unreal, appena uscito, hanno fatto vedere da poco diverse demo interessanti, lì c'è un bel po' da fare, quindi sicuramente con Unreal, senza dubbio. Ovviamente per farlo ti servono gli esperti di modellazione grafica 3D, però sì, è fattibile, serve il giusto investimento. Okay, sì. Altre domande? Chi ce l'ha? Grazie. Oltre GTA, visto che hai detto anche che ci sono dei bias, come ad esempio mancano i bambini, avete già in mente degli altri videogiochi che potrebbero magari coprire queste e superare il problema dei bias? Ma allora, secondo me GTA è già sufficiente. GTA ha una community modder incredibile. Ok? In realtà ci sono volendo ci si può mettere i bambini in GTA. Devi solo scaricarti la mod, installarla, solo che già quando facevamo questa registrazione qua era pieno di mod, perché c'era la mod per aprire i posti chiusi, la mod per togliere la distorsione agli angoli, perché sennò la notazione era sbagliata. Però sì, GTA in realtà potenzialmente c'ha tutto quello di cui hai bisogno, rimanendo nell'ambito della ricerca. Tant'è che ci è venuto in realtà
la voglia di chiedere alla Rockstar di fare una collaborazione anche con l'azienda, però adesso non vogliamo chiamarci in casa dei controlli, è un po' rischioso tirarsi gli occhi addosso, però loro veramente tra le mani hanno una miniera d'oro, ma lo sapranno sicuramente meglio di tutti noi che queste cose qua, immagino, però se fossi in Rockstar sì, ci farei un pensierino nel provare a dare delle API e vendere questo simulatore per generare dati sintetici. Questo sì. È possibile? Sì. La domanda è retorica. Ok. Costruire delle applicazioni, se uno parte da comportamenti umani, ovviamente un numero finito, non a caso, caratteristici sulla base dei quali, riconoscendoli, si possono poi creare, non so, delle notifiche, adesso io le chiamo notifiche in generale, degli allarmi o qualcosa che attiri l'attenzione di un operatore, tipo dei pattern di movimento. Sì. In contesti, ambienti illuminati, ambienti non illuminati. Tipo come... riconoscere se sto puntando una pistola, per esempio. Quello sì, si può fare, perché si può fare adesso. Tutto è fattibile con i giusti dati, con le giuste... Però potenzialmente... Fate tutta una serie di premesse. Sì, esatto, dopo una serie di premesse, io direi di sì, certe azioni molto banali... è facile riconoscerli semplicemente basandosi sulla postura della persona, cioè magari guardando solo l'immagine no, ma se riesci a estrapolare dal video dati strutturali come postura. Ad esempio, noi stiamo collaborando con un'azienda molto importante nel settore fitness, ci hanno chiesto di contare gli esercizi delle persone in palestra, ad esempio. A maggior ragione se lo stesso posto è inquadrato da più telecamere, quindi da angolazioni diverse, per cui hai a disposizione... Assolutamente fondamentale mettere più camere, perché occlusioni, punti di vista diversi, da un'angolazione sbagliata posso intravederlo male, ma dall'altra la vedo bene, poi non è infallibile la predizione, quindi sì, multicamera fondamentale. Grazie per il talk. E ti volevo chiedere, immagino che tu non sei arrivato ai risultati che poi hai pubblicato al primo colpo, ma in maniera iterativa provando varie cose. Volevo sapere qual è stata la cosa che hai scoperto che è stata fondamentale per generalizzare sui dati reali, trainando solo sui sintetici. Allora, sicuramente... Vabbè, questo è banale, semplicemente esperienza nell'allenare le reti neurali. Banalmente fare una buona data augmentation, quello ha fatto l'80-20. Cioè, col 20 dello sforzo ho ottenuto l'80 del risultato, semplicemente facendo una buona data augmentation. Però il game changing è stato quando ci siamo resi conto che dovevamo aumentare di un ordine di grandezza la quantità di dati. Cioè, per tanto tempo abbiamo sbattuto la testa dicendo dobbiamo farlo funzionare con 100 video e non andava mai niente. Allora abbiamo detto, ascolta, ma dato che è gratis fare sti video, ma facciamone 1000, e così dopo è iniziato ad andare, quindi semplicemente con dei muscoli in più. Ed è brutta da dire da un punto di vista, perché non ci è voluta nessuna intuizione personale, è semplicemente bastato dare su a potenza, un po' come la bitter lesson, ce lo insegna, non so, se volete googolare, racconta di questo pattern che ha sempre la ricerca, la scienza, le AI in generale anche, in cui c'è una nuova tecnologia e tutti... c'è un boom tecnologico, ad esempio le GPU, i computer potenti, ci permettono di ottenere dei risultati ottimali giorno dopo giorno. Basta che fai una cavolata in più e ottieni dei super risultati. Questo trend però a un certo punto satura. E quando satura, che secondo me in questo periodo sta un po' saturando, i ricercatori provano
a mettere dei propri bias all'interno per risolvere i problemi in maniera quasi un po' forzata, ok? Questo sì fa prendere qualche epsilon ai punti sui paper, però il grande cambiamento si ha quando arriva un'altra tecnologia disruptive che ad esempio aumenta la potenza computazionale, e per quanto tu abbia passato la tua vita a fare aggiungere degli epsilon, a mettere dei bias nel tuo modello, cioè non c'è niente che batte la forza voluta. Questa è una considerazione. Complimenti a voi per l'organizzazione, è davvero molto interessante la tua presentazione. Chiedo scusa se sono atecnica. Io volevo capire una cosa, mi pare che dal tuo discorso emerga che il vero punto sia il superamento della privacy e quindi di poter estrapolare dei dati sintetici utilizzabili, diciamo, per tutte le attività che fino ad oggi hanno richiesto questa grande mole di dati senza dover ricorrere alla notazione tramite l'individuazione, insomma, di persone fisiche, ok? Ma allora mi chiedo quanto questo dato sintetico poi, come dicevi tu, forse adesso è adattabile al dato reale, cioè nella misura in cui il dato sintetico non sia effettivamente, come posso dire, verosimigliante al dato reale, che margini di adattabilità ci sono e quali sono le future applicazioni proprio in seno al superamento della privacy di cui tu vedi una prospettiva. Allora, grazie per la domanda. Intanto, in effetti, questo non l'avevo detto, che i dati sintetici sono pro privacy, cioè il fatto stesso di utilizzare dati sintetici ti permette di salvarti dei dati senza dover gestire la privacy, far firmare, tant'è che molti dataset là fuori reali sono stati rimossi dalla circolazione per questi motivi qua. Quindi sì, giustamente questa cosa. E, per quanto riguarda l'applicabilità, questo è un tema che ad esempio con la startup di Syntric che genera dati sintetici sto trattando. E è un tema aperto, cioè è un tema molto aperto perché non abbiamo ancora una risposta. Ci saranno sicuramente delle applicazioni in cui i dati sintetici sono danno risultati migliori, che sono secondo me usati per risolvere i problemi di basso livello, ad esempio localizzare la persona in un'immagine, ok? Localizzare una persona in un'immagine è abbastanza semplice come task, perché ti basta magari capire la silhouette della persona, l'ombra della persona, tant'è che abbiamo fatto degli esperimenti in cui invece che dare l'immagine così com'è a una rete neurale, gli abbiamo dato l'immagine con solo dei contorni di persone, cioè una silhouette bianca e nera, quelle che trovi su Google, cioè silhouette su Google, viene fuori una patacca nera della forma di una persona, se tu la dai una rete neurale di questa te la trova come persona. Quindi evidentemente una rete neurale non si sofferma sui dettagli per capire se è una persona o no. Quindi per quei task in cui una rete neurale non si deve soffermare sui dettagli, i dati sintetici sono più facili da utilizzare, danno più risultati perché non soffermandosi sui dettagli la rete non riesce ad accorgersi che si tratta di un dato sintetico o un dato reale, perché quando guardi questi dati, queste immagini qua, ti accorgi che è un dato sintetico solo se guardi i dettagli da lontano, sono molto simili ai dati reali. Quindi più il task è difficile, più il task richiede di soffermarsi su dei dettagli, più i dati sintetici sono difficili da utilizzare. Questo è un caso. Il secondo caso, un secondo punto di spunto, secondo me, è quanti dati sintetici generi. Che poi non è tanto il quanto, in termini di chili di dati, ma di varietà. Se tu riesci a creare un dataset enorme, vario, io sono convinto che anche se non è molto fotorealistico, tu costringi la rete a generalizzare a tal punto che non fa differenza tra dato sintetico e dato reale. Però queste sono solo considerazioni, in realtà mie, e è un tema ancora aperto. Ci saranno applicazioni dove è più facile, ad esempio, anche individuare la posizione delle macchine
magari più facile che riconoscere, non so, l'età di una persona, mi verrebbe da dire. Poi non dobbiamo neanche fare l'errore, in realtà, di mettere il nostro bias in questa descrizione, perché cioè, magari per le persone noi siamo molto, molto sensibili alla faccia delle persone, ma in realtà per una rete neurale cioè, è diverso. Quindi. Però sì, sono temi ancora aperti questi. Facciamo le ultime due domande. Passo la parola alla prossima domanda. Ciao, buona domanda. No, riguardo diciamo il limite computazionale, io mi domando questa cosa qui. C'è uno strumento, come ad esempio GTA in questo caso, che parte da dei modelli di persone simulate in un simulatore e appunto simula dei movimenti o delle azioni. Poi queste informazioni vengono come fotografate in un fotogramma, quindi si passa da un segnale bidimensionale, e questo viene utilizzato per l'allenamento delle reti. Mi domando, il passaggio al segnale bidimensionale, al video, al fotogramma, può essere bypassato e utilizzare direttamente le informazioni che sono contenute nel simulatore, in modo da magari alleggerire il compito computazionale, oppure, non lo so, avere dei dati più verosimili alla realtà per ottenere delle performance migliore. Non so se mi sono spiegato nella domanda. Adesso provo a risponderti, vediamo se ho capito. Vai. Cioè, tu, allora, per qualsiasi cosa tu faccia, tu ti devi ricondurre in una situazione che avrai nel mondo reale. Cioè, se tu ti aspetti di far andare il tuo algoritmo di AI su delle immagini che ti vengono dalla videocamera, se tu alleni la tua rete neurale dandogli, non dandogli le immagini, ma dandogli qualcosa di più, poi la vizi, come se la viziassi, e poi dopo nel mondo reale, quando gli fai vedere solo l'immagine, non ti funziona più. Quindi se tu gli dessi, ad esempio, se una rete neurale per fare il riconoscimento di un'azione ha bisogno di non solo l'immagine, ma informazioni che dicevi tu, tipo di simulazione, che non so cosa possono essere, tipo cosa sono, tipo... Allora, mi riferivo proprio al, diciamo, a come il simulatore genera, diciamo, la posizione nello spazio 3D. Cioè, faccio un esempio più banale. Allora, quando tu hai un sistema di qualsiasi tipo, anche industriale, da controllare, diciamo che se tu conosci come si comporta il modello, allora molto probabilmente lo riuscirai a controllare. Qui tu sai come si comporta il modello, sono le persone che si muovono secondo l'algoritmo scritto dai creatori di GTA. Quindi mi domando, cioè, avendo queste regole disponibili, sia in termini di modelli 3D, sia in termini di relazioni fra i giunti, non lo so adesso, si possono utilizzare, cioè vedi che sia possibile, diciamo, fare uno skip del passare attraverso le immagini nel training, ma direttamente arrivare alla conoscenza che viene rappresentata nelle immagini dal simulatore. Scusa, forse un discorso filosofico, però nel senso, cioè, non far generare al simulatore le immagini, ma direttamente raccogliere i modelli in esso contenuti per allenare la tua rete. Ho capito. Però, ok, se tu alleni la tua rete con questi dati, cioè in ingresso a questa rete cosa gli dai in ingresso? Ah, non lo so. Non l'immagine? No. Ok, va bene. Qualsiasi cosa essa sia, gli dai in ingresso qualcosa che non è un'immagine e ti predice l'azione della persona. L'hai allenata? Perfetto, vada Dio. Come la usi dopo? Con un input diverso. Dopo non funziona più. L'input deve essere dello stesso dominio, cioè se gli hai dato in ingresso delle frequenze o tipo una immagine di depth, non so, adesso non so cosa, comunque qualsiasi cosa che non sia un'immagine, dopo gli devi Eh,
E questo qua, stiamo guardando questo, no? Sì, quello è il riquadro lì, però l'immagine è sulla... Adesso non c'è, non si vede il mio monitor. Ecco. Ah, questo? Sì. Che occhio! Comunque no, giusto, cioè li prende come persone. Quindi, sì, questo è un altro bias, perché... Ma anche qua, cioè anche qua, questa è una persona riflessa, non è una vera persona. Cioè questa è una, tra l'altro qua in questa immagine ci sono due errori, non uno, cioè l'errore del bambino e l'errore della persona riflessa che lui immagina lontanissima perché è piccola. Ah esatto, questo non l'ha preso, è stato bravo. Ma perché questa è stata allenata con persone solo di GTA full body, quindi... i pezzi non li hai mai visti, quindi è brava su quello, però sì, la freghi facilmente. Per far riconoscere che una persona è ferma, o... cioè che è immobile e non si muove mai, in teoria dovrebbe... Cioè, noi riusciamo a individuare, volendo sì, possiamo individuare il fatto che c'è una persona ferma, immobile. Cioè tu dici riconoscere, cioè se una persona è immobile allora assumo che non sia una persona. Dai dati estrapolati uno potrebbe capire che non è una persona. Sì, cioè, volendo sì. Mm-hmm. Poi ci sono altri sistemi più intelligenti per, ad esempio, quando fai il riconoscimento facciale sul tuo telefono, tu potresti fargli vedere la foto, tu rubi il telefono a qualcuno, e per sbloccarlo gli fai vedere una sua foto, no? Se questa cosa i telefoni di oggi non hanno un sistema che anti-spoofing in cui riesce a capire se l'immagine che vede è una foto o è veramente una faccia. E come si fa? Si fa utilizzando la mappa, delle mappe tridimensionali, cioè hai una depth map che vede se si tratta di un'immagine piatta oppure se c'è veramente un viso tridimensionale dietro. Gli devi dare una stampa 3D per... Esatto, tra l'altro ci sono altri sistemi di anti-spoofing di modelli 3D, quindi ci sono delle tecniche che, ad esempio, ti chiedono di aprire la bocca, guardano se ti stai muovendo veramente. Questa ad esempio può essere una tecnica anti-spoofing, però sì, bisogna stare attenti. Mm-hmm. Ok, grazie ancora Matte, abbiamo finito il tempo per le domande. Grazie. Un applauso. Grazie ancora. Allora adesso facciamo un saluto, rimanete qua, facciamo un saluto. Quale telecamera devo guardare, Fabio? Mi hai messo 20 telecamere là, dammela 4, non so. Allora, un saluto alle persone a casa che ci hanno seguito, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici ma insomma si sono andati a risolvere. E adesso facciamo velocemente il momento del feedback della distribuzione dei gadget, quindi per averli quelli dovete venire di persona, quindi la prossima volta vi aspettiamo qua. Allora, un saluto alle persone a casa, fate un applauso alle persone a casa, grazie a tutti. Allora, per tutte le persone invece che sono qui presenti.